Benvenuti a questo incontro a cui tenevamo moltissimo con il critico sfogliabile, con il critico, con Paolo Mereghetti. E ciao Paolo, Ciao Gianluca. vedo la tua casa piena di libri, è un'immagine già molto rassicurante e parleremo di cinema. Dell'esordio, parleremo del cinema italiano e poi parleremo del libro più atteso ogni 2 anni, e cioè il Mereghetti. Di un peso, ecco, l'ho voluto pesare perché quest'anno veramente Paolo ha esagerato, pesa 4 kg 449 grammi. Sono 6.679 pagine. Dei due volumi più I due volumi, 2100. certo, più gli indici. Ma mi ricordo che Umberto Eco sosteneva che dovessi venderlo con l'arnica attaccata, perché ogni volta che lo prendeva, dice, mi slogavo il polso. Sì, ma erano pesi da ridere. Vorrei dire che il peso dell'edizione del 2017 era 2,8 Niente. kg. Quella di 2 anni fa era 4,1 kg, quella di quest'anno è 4,5 kg. Insomma, è una cosa seria, Vabbè. ecco, una cosa seria. È come si dice il peso della cultura. Esatto. Ma prima di arrivare a questo vorrei sollecitarti un po' sul cinema italiano. Intanto partire da dove eravamo arrivati, e cioè prima ovviamente della fine del mondo, cioè fino alla fine di febbraio, a tuo avviso qual era lo stato di salute del cinema italiano? Non mi sembrava male il cinema italiano, nel senso che stavano arrivando una serie di film ed erano arrivati nella stagione precedente, a partire da Cannes, mi ricordo, come dire, Il Traditore è un film che lascia il segno nel 2019. E stavano arrivando dei film, a Berlino hanno presentato sia Favolacce che Volevo nasconderti, che mi sembravano, come dire, decisamente dei buoni film. E anche a Venezia, nel frammezzo tra i due lockdown, abbiamo visto delle cose interessanti. La Nicchiarelli è, come dire, secondo me, è un gran bel film. Rosi, Gianfranco Rosi, è un film magari su cui va appena di discutere, ma anche questo, come dire, è un film cui barbis, come dicono. Di prima classe, assolutamente. Esatto, assolutamente. Quindi non mi sembrava così pessima la situazione. C'era un cinema medio che mi sembrava stesse trovando delle uscite non scontate, il Verdone che non si è visto e qualche altra cosa, e vabbè, e c'era sempre questa grande strada aperta del cinema, diciamo, di commedia facile, commedia italiana, che si è rivelato poi forse il vero punto debole proprio nel 2020, nel senso che abituati a fare quel tipo di cinema, nel momento in cui non siamo più stati capaci di farlo, ci siamo trovati completamente sprovvisti di prodotti da offrire al pubblico, mentre invece i francesi, che oltre, diciamo, alle commedie divertenti, come dire, divertenti E di notevole e all'intera. qualità. Esatto, riescono a fare anche un cinema, diciamo, non alla Godard, cioè di un rigore assoluto, ma un cinema capace di dialogare con un pubblico colto e attento, e questo gli ha permesso, quando hanno riaperto i cinema da luglio, dalla fine di giugno fino a quando li hanno chiusi, insomma, un mesetto fa, di avere degli incassi notevoli. E se Sì, ma ecco, non hai l'impressione, perché la mia impressione è che in realtà il cinema italiano stesse vivendo un periodo piuttosto positivo sotto un profilo di creatività, nel senso che abbiamo una nuova generazione di cineasti molto interessante, abbiamo tutti gli anni un buonissimo numero di esordi. Assolutamente interessanti, questo almeno è successo negli ultimi 4-5 anni,
E abbiamo anche autori che stanno cercando un rapporto con il pubblico. Il caso di Bellocchio è abbastanza clamoroso, nel senso che Il Traditore è il migliore incasso di tutta la sua carriera, ma insomma non è solo un incasso, è un film che programmaticamente cercava di parlare a un pubblico ampio. E penso anche in fondo all'operazione che ha fatto Garrone, che da anni faceva i suoi film per uscire a Cannes e poi ha cambiato tutto e ha prodotto un Pinocchio per uscire a Natale e non andare in nessun festival. Ecco. Sì. Quindi ho come l'impressione anche che gli autori italiani oggi si pongono molto più che negli ultimi anni il tema di raggiungere questo benedetto pubblico che magari sul cinema italiano non era stato così generoso negli ultimi anni, a parte qualche caso, insomma, qualche... Questo è verissimo, questo è verissimo, nel senso che sono finiti forse certe sperimentazioni un po' troppo solipsistiche di registi, ce ne sono ancora di quelli che percorrono strade personalissime, però questa cosa è vera. Il vero problema, mi sembra, sia il fatto che però non siamo ancora capaci, come dire, di trasformare questi film interessanti, questi registi che cercano di riflettere, in un sistema produttivo che stia in piedi da solo e che non abbia sempre disperatamente bisogno di 2000 aiuti, di 2000 sovvenzioni, di 2000 puntelli. Io penso che il problema vero, che è un problema, come dire, anche di, tra virgolette, rivoluzione culturale, di modo diverso di approcciare le cose. Non mi tiro sicuramente fuori la stampa e la critica e gli intellettuali, tutto quello che vuoi. Però poi, come dire, ogni anno ci troviamo a dire: ah, però bello quell'esordio lì, brava la Rohrwacher, bravo Pietro Marcello, bravo Gaglianone, bravo Bingo Bongo. E però poi l'anno dopo siamo ancora lì a fare quell'elenchino. Ma questa cosa ci apre il cinema italiano, gli dà quello sforzo che il cinema italiano ha bisogno, quel salto di qualità che il cinema ha bisogno. Ma guarda, la mia impressione è che in realtà tutti stiano facendo degli sforzi, no? Nel senso che Pietro Marcello in fondo ha fatto un enorme sforzo, certo, rispetto, no, il suo ultimo film è comunque un film ampiamente narrativo, è comunque un film che parte da un romanzo importante ed è un film che ha avuto un riconoscimento importante, che è stato distribuito in moltissimi paesi nel mondo. Ecco, così come Alice Rohrwacher è certamente più nota, almeno nel mondo, oggi rispetto al suo secondo film. Cioè, verissimo. Quindi mi sembra che in realtà gli autori la loro parte la stiano facendo. È vero che il nostro sistema non è comparabile al sistema francese, non è comparabile neanche in termini finanziari, no? Perché il sistema francese si nutre delle tasse che la televisione paga. Cioè è un sistema molto diverso da quello italiano, e come ricordavi tu è poi un sistema che ha un cinema medio di straordinaria qualità e anche di quantità molto, molto, molto rilevante. Questo sicuramente manca in Italia. Ecco, ma per esempio sarebbe dovuto uscire a marzo, era prodotto da Palomar come il film di Giorgio Diritti, ma l'ultimo film di Francesco Bruni a me sembra andasse proprio in quella direzione, cioè di un cinema medio molto solido e che riesce a parlare a un pubblico ampio. Da questo punto di vista sono d'accordissimo, nel senso che probabilmente gli autori si sono accorti che dovevano cambiare qualche cosa, che dovevano fare i conti con un mercato che gli si stava sfrangiando sotto, che non potevano aspettare la solita commedia natalizia per andare avanti. Sono d'accordissimo anch'io che sarà così, è un film decisamente interessante, tra l'altro capace di affrontare un tema così complesso come, come dire, la paura della morte o comunque la malattia, con un tono assolutamente,
come dire, leggero, capace di coinvolgere anche lo spettatore. D'accordissimo tutto, però alla fine mi viene sempre un po' il dubbio che siamo ancora lì al volontarismo. No, ma sono d'accordissimo, Paolo. E voglio dire, siamo così al volontarismo che in fondo le grandi strutture del cinema italiano sono quelle fatte dal fascismo. Cioè, tutte le grandi strutture del cinema italiano sono ancora quelle degli anni 30. Non c'è stata un'invenzione. E qui ti volevo poi portare su un terreno che è molto proprio a Visioni Italiane, che è il tema dell'esordio, su cui a me sembra ammirevole il numero di esordi che nonostante tutto in Italia si fanno, che sono insomma, in cui c'è sempre ogni anno almeno una decina di film interessanti o molto interessanti o molto promettenti, però in Italia l'esordio non ha nessuna struttura di sostegno. Guarda, io sono stato per 2 anni nella commissione del Ministero per dare i finanziamenti ai film, sia film di impegno culturale, ma anche gli esordi, le opere prime e seconde. E devo dire che alcuni titoli, alcuni soggetti interessanti c'erano. Non mi sembra che abbiamo fatto dei grossi errori, che abbiamo preso lucciole per lanterne, abbiamo finanziato delle opere che funzionano. Però il problema è che ti sembra che il cinema, diciamo un cinema di qualità che cerca, che ha bisogno dei finanziamenti dello Stato, poi finisca sempre un po' per raccontarsi, a raccontare il proprio cortile, non avere quello scatto, cioè quello che ha fatto Pietro Marcello, quello che ha fatto Giovannesi con La paranza dei bambini, come dire, quello che ha fatto la Nicchiarelli con prima Nico e adesso Miss Marx, mi sembrano ancora dei casi, tra virgolette, un po' isolati. E non è un caso che soprattutto Pietro Marcello e la Nicchiarelli poi siano film che guardano all'estero per cercare i soldi e le produzioni, cioè che si confrontano con un altro tipo di... Il rischio forse non dovrei dirlo, è che lo Stato finisce per garantire il livello minimo di produzione per una serie di opere prime interessanti, e però in questo modo non stimola, non mette un po' di pungiglioni per dire vabbè, ma guardatevi intorno, non pensate soltanto a realizzare la vostra storia, che magari è interessante, ma che interessa soltanto a questo piccolo. Quanti sono i film? Io, come dire, cerco di seguire un po' soprattutto la stampa francese, e l'accoglienza dei film italiani all'estero, è vero che i francesi sono di uno sciovinismo disperato, però spesso l'accoglienza è, sembrano sempre un po' coi piedi di piombo. Mi accorgo che gli entusiasmi italiani ce li guardano, no, parlo con i critici francesi, ce li guardano un po' come dice, ma siete matti, dov'è che avete visto queste qualità? Il problema degli esordi è proprio questo. Certo, uno che fa il primo film, non dico il secondo, proprio il primo, non è che può presentarsi a Parigi e dire scusate signori, c'ho qui un soggetto, cioè magari lo fa, chi lo sa, però è molto complicato. So che ci sono dei percorsi anche favoriti dal Ministero per questi accordi di coproduzione internazionale, però mi sembrava alla fine che fossero più interessati agli accordi con la Cina, perché aprivano mercati, che agli accordi con i nostri vicini, la Spagna, la Francia, l'Inghilterra, che forse dal punto di vista, diciamo, cinematografico sono più stimolanti. Ecco, mi sembra un pochettino questo. Poi ti dico, se guardiamo nello specifico, una serie di belli esordi ci sono stati e continueranno a esserci. Io questo abbiamo un paese vivo nonostante tutto. Adesso vediamo come usciremo da questa. Sì, guarda, è la stessa impressione, quando tu dici abbiamo un paese vivo sotto il profilo della creatività, è la stessa impressione che ho io. Vedendo appunto più dei problemi strutturali, più dei problemi industriali che dei problemi di creatività. E questa
settimana ho avuto il privilegio di vedermi tutti i film del concorso di divisione italiana, sia dei documentari che dei cortometraggi, e devo dirti che la qualità, a mio avviso, è molto alta. Ecco, dove adesso domani la giuria si riunirà e secondo me è molto difficile. Cioè, io avrei veramente grande difficoltà nel dire qual è il più bello, perché ce n'è molti di veramente molto molto belli e molto vari e molto con toni molto diversi, dove ci può essere la commedia, il film più d'autore, il film più di ricerca, il film più documentario, il film di narrazione. Ci sono veramente tutti gli elementi, con moltissimi attori anche giovanissimi che non avevo mai visto, di grande qualità. E quindi quando poi qualche settimana fa ho letto l'articolo di Goffredo Fofi sul che è stato pubblicato sul domenicale del Sole 24 Ore col cadaveri. Il titolo L'era degli aspiranti cadaveri, dove Goffredo, che è un vero critico nel senso che è un vero provocatore, certo. E riprendendo il titolo di un articolo scritto da Visconti durante il fascismo, Visconti che poi si preparava a fare Ossessioni, quindi il primo film neorealista, e che parlava appunto di un cinema di cadaveri e nella sua provocazione Goffredo più o meno diceva: beh, non siamo molto lontani da quell'epoca, ma soprattutto oggi non c'è nessun cineasta che avrebbe il coraggio di dire agli altri che sono dei cadaveri. Questo può darsi che nessuno abbia questo coraggio. Quel pezzo l'ho letto anch'io, e però mi sembra che alla fine l'obiettivo vero di Goffredo non fossero i singoli registi, ma proprio il sistema cinema, di cui, ahimè, riconosce, e ha ragione, il completo scollamento, o il forte scollamento rispetto a quella identità collettiva, a quel racconto corale che in altre epoche, in altri anni, il cinema era stato capace di fare, cioè essere interprete delle aspirazioni di un paese. Lui dice che il cinema italiano va dal 43 al 78, cioè dalla caduta del fascismo alla morte di Moro. Certo, però mi verrebbe da dire, facile fare il cinema allora, c'era un paese che era, come dire, che esplodeva, che faceva i fuochi d'artificio. Nel bene e nel male il boom sarà stato quello che vuoi, però, come dire, il paese era pieno di vitalità. Anche gli anni 70, con tutte le tragedie che si è portato dietro, però erano anni molto pieni di energia. Adesso, ahimè, non ce l'abbiamo, e non soltanto perché stiamo attraversando un anno disperante, ma proprio perché il cinema ha perso questa capacità di incidere sulle cose, per cui siamo ancora che incide Alice Rohrwacher col suo film, nel senso che cerca di incidere Pietro Marcello col suo film, cerca di incidere questo e quest'altro, ma non c'è quella unione che faceva la forza in quegli anni. Io penso che l'articolo di Goffredo alla fine volesse picchiare lì, cioè, come dire, una specie di disperato canto funebre della forza di un cinema che lui ha sempre amato e che invece adesso non c'è più. Però... Ma io sai che non sono d'accordo, nel senso, io penso che il cinema di oggi sia, bisogna andare agli anni 60 per trovare una tale quantità di qualità, una tale quantità di autori che potenzialmente hanno di fronte a sé una grande carriera. Certo che il cinema, la struttura industriale del cinema italiano di oggi non è paragonabile a quella... Ti fermo, un esempio, De Paolis. De Paolis ha fatto un ottimo film d'esordio. Roberto. Sono passati quanti anni? 4, 3, 4, non lo so, mi ricordo più. Dov'è finito? Ma guarda, io questo è una storia che conosco bene perché Roberto De Paolis l'ho visto anche pochi mesi fa. Lui in realtà è pronto per partire con il suo film, che è un film molto complicato, molto complesso, su cui lui ha fatto un enorme lavoro di ricerca che è durato
molto, molto a lungo. E quindi diciamo Roberto fa parte di quegli autori che non sono rapidissimi, come anche Munzi è un Giorgio altro. Diritti o Munzi o Mereu. Ecco, Mereu ci ha messo 8 anni per fare il suo nuovo film, ecco, tra Sandira e ce deve essere qualcosa al di là delle, come dire, dei vizi personali, ci deve essere qualcosa per cui questi registi non devono impiegare così tanto tempo. Sì, ma ti dico, a me sembra ancora più clamoroso che sia così faticoso esordire, che per esempio, ecco, non ci sia nessuna politica di vero sostegno ai cortometraggi, cioè i cortometraggi sono un po' sostenuti per realizzarli, ma poi restano sostanzialmente invisibili. E se si tornasse alla famosa vecchia doppia programmazione di un tempo, dove a un lungometraggio veniva associato un cortometraggio, ma viva Dio, ma sarebbe straordinario. Io ripeto, in questa settimana ho visto moltissimi cortometraggi di primissima classe che starebbero benissimo prima dei lungometraggi nella programmazione obbligatoria, il che creerebbe un'attenzione e sarebbe quella vera palestra poi che poi porta all'esordio, e sarebbe un confronto col pubblico, e sarebbe dare un valore anche a queste opere che sono opere di preparazione verso il lungometraggio. Certo, però a questo punto, dopo aver parlato della produzione, dovremmo parlare dell'esercizio e della distribuzione. Esatto, vedo che ti metti le mani nei capelli, nel senso che poi i problemi del cinema italiano sono anche questi. Noi continuiamo a parlare di autori, di esordi, di capacità di raccontare, di andare incontro al pubblico, tutto vero. Ma poi se, come dire, ci sono una serie di chiuse, di paratie per cui ti impediscono di vederli i film, non te sono li fanno. D'accordissimo, e sono d'accordissimo che se non in qualche modo, se non si impone, se non si fa uno sforzo, beh, poi è chiaro che il pubblico non sarà mai abituato ad attendere queste opere. Ed è veramente il cane che si morde la coda, ecco, quindi non creiamo un percorso, quindi questi film non vengono visti e quindi questi film non hanno un pubblico, e quindi un pubblico non cambia mai, ma per forza. E in questo senso, certo, penso anch'io che l'esercizio dovrebbe fare uno sforzo quando tornerà ad esistere, perché oggi l'esercizio è semplicemente sospeso. Però io spero che questi, come dire, che questi mesi di tragedia finiscano per smuovere un po' le cose. Qualche sensazione mi sembra di coglierla. Qualcuno che vuole un po' cambiare le cose mi sembra che ci sia. Io spero che, come dire, se ne venga fuori. Certo, ci saranno quelli che si arroccheranno ancora di più, che saranno lì sempre che si lamentano di qualsiasi disperazione. L'ha sempre fatto, cioè frequento il mondo del cinema da 50 anni, qua praticamente sì, dire, mi ricordo che si lamentavano quando al cinema la gente prima entrava, prima pagava il biglietto e poi chiedeva che film ci fosse. Testimoni, cioè, visto coi miei occhi. Ma sì, perché all'epoca non si andava a vedere un film, si andava al cinema. Esatto. Andava al Fulgor piuttosto che allo Smeraldo, piuttosto che all'Edison, e poi che film fanno? Boh! Esatto, andiamo a vedere. Ma poi in quell'epoca lì, lo ricordavo ieri, e non si andava neanche all'inizio dello spettacolo. No, si entrava a metà. Quando eri pronto, quando avevi mangiato, e la famiglia era pronta, si entrava. E poi c'era quest'altro meccanismo che avevo dimenticato, poi ieri parlando con un amico mi è ritornato alla memoria, e che poi quando si era visto tutto il film, si ripassavi dalla sequenza che avevi già visto, partivi il litigio in famiglia su quelli che sostenevano che quella scena non l'avevano ancora vista e quelli che dicevano che invece l'avevamo già vista da tempo e quindi dovevamo uscire. Io mi ricordo anche che nel buio, magari quando il film era affollato, guardavi quelli che si alzavano a metà, zac, per andare a prendere il posto. È vero, è vero, è vero. Altri anni. Però questa cosa l'abbiamo persa. Adesso qui ci scherziamo su, però abbiamo perso il piacere di andare al cinema. Come cavolo siamo riusciti a perderlo, a distruggerlo? Vorrei capirlo. Infatti, quelle poche sale, non vorrei fare cioè, come dire, durante luglio e agosto.
a Milano una sola sala ha fatto degli incassi, diciamo, un po' meno che tragici, era quella che aveva educato il proprio pubblico al piacere di andare al cinema. Gli altri erano lì che si grattavano. Cioè, poi le cose si, come dire, i nodi vengono al pettine. Allora, adesso veniamo al piatto forte, naturalmente. Dopo aver risolto, aver risolto il cinema italiano, vero? Allora, io sono veramente molto, molto impressionato, è arrivato da qualche giorno e devo dire che è un'opera colossale. Cioè, lo è sempre stata, lo è da molto tempo, è il 27, è cominciato 27 anni fa, cioè nel 1993, e appunto cito un po' di numeri, 33.000 schede, quindi 2.000 schede in più, indice dei titoli originali sono 25.000 voci, l'indice Madonna. Degli attori 48.000 voci, l'indice dei registi 10.000, 6.679 pagine, nel 2011 erano 3.834, quindi una cosa gigantesca, veramente una cosa gigantesca in cui perdersi, in cui passare delle giornate, delle ore, e dove hai fatto, ecco, c'è il lavoro straordinario di sintesi, di qualità, di approfondimento, ma in più c'è il piacere anche di andare in profondità, perché mentre fino a una decina d'anni fa la scheda più lunga occupava un terzo, massimo metà di una colonna, adesso le schede importanti occupano tre colonne. Ecco, forse abbiamo esagerato, con qualche film esagerato. No, è straordinario, perché è veramente il piacere dell'intelligenza, dell'approfondimento, della cultura, del confrontarsi con un film, ecco, che è quella cosa che purtroppo oggi sui giornali abbiamo praticamente perduto, e sul web non ha eredi, purtroppo. Ecco, e quindi devo dire, credo che sia lo zenith di questo dizionario. Certo, ci vuole un fisico eccezionale, perché portare a casa questo macigno è una cosa seria, però insomma il peso della cultura, poi ecco, c'era il famoso ministro che diceva che non si mangiava, no, si mangia, e poi cioè, ha proprio un peso, ecco. E quindi e ci sono anche 62 voci tematiche con molte, molte novità, e la novità della novità è in copertina, è Darth Vader, è Star Wars, a cui dedichi molte, molte pagine, molto, molto, molto documentato, e io partirei da lì, perché poi per me Star Wars è veramente la celebrazione del cinema da un lato, e dall'altro in realtà l'invenzione delle serie TV. E quindi è veramente un oggetto che sta a metà strada, e non ho capito se è un'immagine di speranza per la riconquista delle sale cinematografiche e del successo delle sale piene, o se è invece un'immagine molto un po' funerea di un cinema che forse non ci sarà più. Io spero la prima che hai detto, anche perché nell'introduzione partivo citando La Peste, dove a chi chiedeva ma cosa vuol dire la vita che riprende, quello dice film nuovi al cinema. E speriamo, l'ha scritto Camus in anni non sospetti, perché era gli anni 50, quindi devo dire che io spero che sia un segnale di riscossa, ecco. Certo, Guerre Stellari, noi che l'abbiamo visto nel 77 lo chiamavamo Guerre Stellari, poi è venuto questo titolo americano, ma pazienza, Guerre Stellari è stato veramente un film che ha cambiato il modo di guardare il cinema, prima degli Indiana Jones, dei Jurassic Park, di tutto quello che vuoi. E quindi mi sembrava giusto, era un po' che stavamo pensando, dobbiamo fare una scheda tematica, però dice, finché non ci sono tutti e nove i film, cosa facciamo? Rischiamo di
sbagliare, di farci. E invece stavolta siamo riusciti, devo dire, sono decisamente soddisfatto perché mi sembra un lavoro egregio. Sì, e poi è pieno di scoperte, devo dire, una specie di cinema ritrovato di carta, e mi hai fatto scoprire un autore che ignoravo completamente, che è Frank Wisbar. Anch'io lo ignoravo. Devo dire che una volta, 6 mesi fa, mi telefonò, o 10 mesi fa, mi telefona Goffredo e dice: ma come, non c'è neanche questo film qua che è fondamentale, Stalingrado, mi sembra, non mi ricordo cosa fosse. Ma come, guarda, è uscito. Io guardo, apro gli occhi, dico: ma cos'è? E allora mi sono messo a studiare e ho visto che aveva fatto, cioè, tra l'altro, un regista curioso che è tedesco, è andato in America a lavorare, poi è tornato in Germania, e ha fatto dei film anche piuttosto, come dire, interessanti. E grazie a Dio si riescono a trovare in giro per canali un po' non proprio quelli ufficiali, e siamo riusciti a, parlo al plurale perché naturalmente le schede non sono tutte mie, siamo riusciti a fare proprio un regista che varrebbe la pena ritrovare e presentare, oltre al fatto che dovresti fare una rassegna Busby Berkeley. Solo per il piacere, cioè, poi fai tutti i film impegnati e poi fai Busby Berkeley, che uno alla sera si tira sul No, morale. devo dirti che in realtà nel programma del Lumière lo riproponiamo con una certa regolarità. Ecco, e Anche Busby Berkeley e Fred Astaire sono due hit abbiamo del messo programma. film che non c'erano, abbiamo rifatto un po' di film, proprio adesso citavo Busby Berkeley perché abbiamo rifatto anche i suoi un po' di film, abbiamo fatto dei film che non c'erano, proprio perché, no, perché il cinema, devo dire, il cinema è bello perché è vario, allora, sembra una scemenza, ma cioè, trovi, come dire, hai De Plescène, hai A Pichapong, Vera Seta Cool, hai Love Diaz, e poi però hai Busby Berkeley, trovi Frank Nugent, quello che hai fatto tu quest'estate, fai questo film, fai quell'altro. Cioè, e noi nel lavoro che facciamo, nelle revisioni, così cerchiamo di tenere un po' lo stesso equilibrio, per cui tutto Vaida e tutto Vardà, e però facciamo anche Philippe de Broca e Francesco Nuti, dicendo che i film di Francesco Nuti sono brutti, non che mi Beh, metta a non tutti, rivedere. forse non tutti. Ma sarei più per il quasi, lasciamo stare. Ecco, rivisti, ti assicuro, gridano qualcuno guida proprio vendetta al cielo. Però tutte e due le cose, come dire, lo sguardo che si apre su tutto il cinema possibile, poi nei limiti umani, perché qualche volta anch'io vorrei vivere, dormire, stare coi figli, Però ci sono, fare un ecco, regalo alla moglie. mi incuriosisce molto come si lavora assieme, no? Perché ci sono 11 collaboratori nel frontespizio, poi tu nei ringraziamenti aggiungi molti, molti, molti altri compagni di strada, e quindi come funziona il lavoro sulle schede? Diciamo che ci dividiamo le schede, perché secondo le sensibilità, le attitudini, cioè, e poi però finiscono qua davanti a me e per 4 mesi mi isolo dal mondo e rivedo, alcune le riscrivo, intervengo. Certo, quando ce le dividiamo abbiamo discusso cosa pensiamo, i collaboratori non... Dire, abbiamo già cominciato a sentirci per l'edizione 2035, nel senso che questo film, è bello, ma perché a te è piaciuto, a me, secondo me è più bello quello lì, cioè facciamo un po' cioè, troviamo, cioè, ho scelto delle persone con cui mi sentivo in sintonia sull'idea generale di cinema. E poi cerchiamo di chiarirci le idee sui film. Poi però alla fine vinco sempre io, nel senso che quando dici sui film, non so, vuol dire, avevo dei collaboratori che volevano dare 4 stelle a Tarantino, mi dispiace, ne sono rimaste soltanto 2. Va bene, allora quello magari chiudiamo sui registi che tu metti un po' dietro la lavagna con le orecchie d'asino, ma
anche perché sai che non siamo d'accordo. Il bello è questo, è il bello. Assolutamente, assolutamente. Però devi leggere la scheda fino in fondo e così, come dire, capisci un punto di vista. Ma mi curiosisce molto il fatto che dei film cambiano di stelle a seconda delle edizioni. In questo caso c'è La chiamata per il morto che passa da Inqualificabile a 3, oppure Omicidio a luci rosse che passa da 3,5 a 2,5, quindi che scende la scala. Guarda, Chiamata per il morto, come dire, è un film che è una scheda che si trascina dalle primissime edizioni, fatta sicuramente un po' sulla memoria, e poi quando eravamo convinti che ci fossero i registi di serie A e quelli di serie B, e Lumet, poverino, era serie C proprio, nessuno lo... E invece poi... No, all'inizio sì, all'inizio era così. Cioè, hai mai letto quello che scrivevano i Cahiers su Lumet? Ma... Come dire, denuncia penale. Vergognoso. Vergognoso. Cioè, poi pian piano vedi i film e dici, ma oh, questo è... vale la pena. È uno dei più grandi. Quest'anno è uscita l'edizione in DVD di Chiamata per il morto, l'ho presa, l'ho vista a casa, costringendo la mia povera moglie, che di solito a vederlo, siamo rimasti tutti e due, un film di una bellezza, di una modernità, di un'interpretazione straordinaria. Ho fatto la stessa cosa con Omicidio a luci rosse. Era uscito il Blu-ray, dice, compro subito, figurati, a casa. Ho invitato anche mio suocero. Dopo mezz'ora dice, ma cos'è sto film qua? Sai che è un film che è invecchiato malissimamente. Io mi ricordo quando uscì, allora eravamo tutti entusiasti, un po' per Melanie Griffith, che, come dire, trascinava un po' le foto. Giusto, oggettivamente giusto. Oggettivamente, ecco, però era anche tutto la visita sul set del cinema porno con i Frankie Goes to Hollywood, Relax, tutto quello che vuoi. Beh, tu ti giuro, lo rivedi dall'inizio alla fine e ti chiedi, avevamo le fette di salame sugli occhi? Un po' sì, nel senso che eravamo... Senti, io purtroppo non ho trovato l'edizione del 93, perché che avrei voluto inchiodare, appunto, purtroppo non sono riuscito a trovarla. Fra 2 anni ce l'avrò, e quindi alla prossima presentazione ti faccio le pulci. Ma invece, perché effettivamente è cambiato il modo in questi quasi 30 anni. Ecco, e tu come vedi cresciuto, cambiato il tuo sguardo in questi 3 decenni? Io spero di essere un pochettino maturato, di aver perso i giovani furori e di essere capace di apprezzare un tipo di esposizione, di racconto, diciamo, anche più tradizionale, più calmo. Mi sono sempre piaciuti, il cinema classico mi è sempre piaciuto, però più passa gli anni, più tendo ad apprezzarlo, apprezzarne le sfumature, proprio, come dire, quello che Bazin diceva, il genio dello studio, cioè quell'atmosfera capace di restituire certe cose che nei film recenti qualche volta è fin troppo messa in evidenza, fin troppo sottolineata. Tarantino da questo punto di vista è sintomatico. E quindi io penso di essere riuscito pian piano, un po' conosco un po' di più la storia del cinema, riesco a fare qualche confronto in più, riesco a scoprire qualche, tra virgolette, scopiazzatura in più, nel senso che ci sono dei film che riprendono altri film, altri modi di raccontare. E cerco di tenere in equilibrio tutte quelle varie forze che compongono l'energia di un film, che possono essere la sceneggiatura, la messa in scena, l'interpretazione, l'intervento tecnico, fotografico, scenografico, i trucchi. Tutte queste cose interagiscono in un film, qualche volta bene, qualche volta scalchignando da una parte, altre volte male. Ecco, mi sembra di essere capace di vedere, di avere uno sguardo più d'insieme. Una volta mi innamoravo per un, non
so, un montaggio alternato che mi sembrava la fine del mondo, e poi però magari il film dove voleva andare. Adesso mi sembra, che di questo sono abbastanza convinto, cioè che lo sguardo del cinema deve essere il più possibile rotondo, capace di prendere in mano queste cose. No, ma questo è secondo me è assolutamente vero, e in edizione quest'anno si sente particolarmente, anche proprio per la sua ampiezza. E ricordo che qualche anno fa avevo l'impressione che ci fossero molte schede un po' cattive, molte schede in cui magari con una battuta potevi troncare un film. Ecco, mi sembra che invece tutto questo è assolutamente superato, e c'è invece un senso anche di piacere del cinema che quest'anno ho trovato completamente con l'edizione. Devo dire che è proprio quello che un po' mi ha guidato, nel senso che è vero che ho rifatto delle schede perché se lo meritavano, perché magari erano troppo brevi. Penso alle schede che ho rifatto di Fellini, non che abbia cambiato in maniera radicale il giudizio, tutt'altro. Però le schede che ho fatto della Città delle Donne, Satirico, Roma, sono schede importanti, come sono importanti i film. Ma ogni tanto cambio anche delle piccole schede, perché mi accorgo che nelle vecchie edizioni ogni tanto mi sfuggiva qualche cattiveria di troppo, qualche battuta inutilmente sarcastica. E invece è sbagliato, il film è brutto, se uno se lo dice, il film è brutto, senza però insistere, sembrare dire che tu sei, chi sei tu per decidere una roba del genere? Se vuoi fare tuo film lo fai, cioè, mi parlo da solo allo specchio, non sono io che faccio il film, io cerco di giudicare gli elementi che possono aiutare il lettore a capire le qualità o i difetti di un film. Mi sembra che Sì, esattamente così, e è un po' un paradosso, perché questa edizione così solare è tutta nera, ecco, la faccio rivedere, è tutta nera. Cioè, gli altri, abbiamo avuto altre edizioni, altri colori, però con Darth Vader uno poteva farlo violetto, giallino, e no, cioè, era nera o non era? No, anzi, è un nero molto elegante, molto lucido, no, assolutamente di grande eleganza, in un salotto sta molto bene. Grazie, devo dire. Per tenere ferme le porte quando sbatte il vento. Ah, anche su venti molto forti, questo tiene. Guarda, no, certo. Senti, e invece ho visto che sei ritornato su Agnès Varda. Ecco, in questi anni abbiamo, diciamo, una delle non dico delle scoperte, come sicuramente oggi c'è sicuramente molta più attenzione verso uno sguardo femminile verso all'ultimo Festival di Venezia e anche nelle ultime edizioni di Cannes il numero di registe donne è finalmente cresciuto. Ecco, tu su questo hai cresciuta l'attenzione, il numero di schede nel corso degli anni, c'è stata un'attenzione particolare? È cresciuta nel senso che ci sono molte più donne che fanno film, e cerchiamo di essere attenti. Spesso molte schede di registe femminili sono affidate alla nostra collaboratrice donna, non per questioni di genere, ma per questioni di sensibilità. Mi sono accorto che certi temi riesce a spiegarli meglio, a intuirli meglio, e quindi era giusto affidarli a Daniela. Ma in generale mi sembra di aver sempre, in qualche modo, essere stato attento alle registe donne, cioè Ida Lupino sicuramente ha delle schede interessanti, per dire un nome. La Varda l'abbiamo rifatta quest'anno perché ci sembrava giusto, e anche perché alcuni film non sono mai usciti in Italia, e allora volevamo fare una specie di panorama, come dire, che fosse rispettoso e esaustivo per il possibile. Poi qualche cortometraggio non l'abbiamo messo, naturalmente, però un po' di altri film, cioè abbiamo cercato di mettere tutti gli altri film importanti della Varda.
mi dispiace di non essere riuscito a fare un blocchetto all'ISGI, di cui ho i DVD, ma questione di tempo abbiamo fatto, ma è una dei primi capitoli che sono lì da fare così. Però, per esempio, la Muratova c'è, cose, cioè ci sono un po' di registe. Certo, le registe russe presentate al cinema ritrovato mi sono sfuggite e qui e bisogna, ci sarà, per fortuna che non abbiamo finito. Cofanetto. Bisogna che fai un cofanetto velocemente. Lo stiamo preparando. No, sul serio? Sì, lo stiamo preparando facendo, avendo almeno 4 dei film che abbiamo presentato. Sì, allora, lavorando. Cioè, perché poi tra l'altro, cioè, tutti dicono su internet si trova tutto, ma non è vero, su internet non si trova tutto. Si trova qualcosa e le cose migliori sfuggono, spariscono, uno non le trova più e dispiace perché uno ha bisogno di vedere quelle cose. Anche perché sì. Vedendole capisce un pochettino di più il cinema e si accorge che... Senti, mi sono andato a vedere i 4 stelle di film degli ultimi anni e in realtà sul 2019 ne ho trovato uno solo che è Irishman. Esatto. E sul 2018 ho trovato un solo titolo che è Burning di Lee Chang-dong. E ti chiedo, è perché oggi si fanno meno capolavori o perché c'è bisogno anche di un tempo di meditazione? Poi? Direi questa seconda cosa è importante. Ogni tanto mi chiedo se l'entusiasmo della visione non rischi di obnubilare un pochettino... Balagov, per esempio, è un regista da 4 stelle o da 3 stelle e mezzo, Tesnota e quell'altro. Cioè, alla fine, dovendo scegliere, preferisco 3 stelle e mezzo, quindi magari lo faccio salire gli altri, ma un po' di distanza serve sempre, perché sennò uno rischia. Certo, Irishman mi sembrava un film talmente evidente nella sua grandezza, nel suo percorso di genialità che sono pronto a discutere con le persone su questo film e a sfidare a duello chi non lo ama, ma ci sono dei film su cui uno si chiede se, come dire, l'entusiasmo non è forse un po' eccessivo e allora uno cerca di come dire, di trattenersi, di andare un po' coi piedi di piombo, anche perché poi mi accorgo che comincia la guerra, ma come? Ha dato 2 stelle e mezzo, 3 stelle e mezzo, ma quello là c'è. Cioè... E quindi allora, vabbè, non seguo queste battaglie sui social, grazie a Dio me ne sto lontano, però un po' di attenzione c'è. Ho visto che invece hai dato 2 stelle e mezzo a Tenet, devo dirti che io, forse perché è l'ultimo film, non so, ecco, rimarrà nella mia memoria come l'ultimo film, nel senso che è un film che abbiamo aspettato, poi finalmente è uscito ed è stato poi miracoloso che sia uscito con il senno di poi, ed è un film che è stato immediatamente bollato dai social come un film incomprensibile, e io poi l'ho visto dopo e ci ho ritrovato, quindi con questo carico d'attesa da un lato e di disprezzo dall'altro, e devo dirti che l'ho veramente adorato, nel senso che ho come immaginato di avere di fronte a me il regista che mi metteva alla prova e che mi diceva: ma vuoi tira fuori dalla tua tasca il cellulare, perdi un secondo così non capirai più un cazzo, brutto stronzo. E quindi l'ho trovato un tale inno all'attenzione dello spettatore, ecco. E così in fondo anticontemporaneo, no? E insomma, io mi sono divertito come non mi succedeva da moltissimo. Guarda, da moltissimo tempo. Sono uscito dalla proiezione dicendo: non ho capito quasi niente, ma mi sono molto divertito anch'io. Nel senso che mi sembrava un film divertente. Questo è, e poi, come dire, quando ci hanno detto: ma non potete, mi hanno telefonato dall'editore, ha detto: però Tenet dovete metterlo, perché ci siamo fermati a metà giugno circa, Tenet dovete metterlo.
ci siamo messi in tre a fare il riassunto. Il riassunto, capire... io ti ringrazio perché ovviamente non avevo capito nulla. Devo dire che il riassunto è anche così complicato che non sono sicuro di aver adesso ancora capito, anche dopo aver letto il tuo riassunto. Però, devo dire, mi sembrava un film che aveva dei molto ambizioso, ma anche forse qualche volta un po' farraginoso, anche se ci sono delle idee straordinarie di case che vanno su e vanno giù. Io devo dire che personalmente ho sempre un po' paura dei registi che vogliono dimostrare come sono bravi. Ho imparato da Buñuel, ho imparato da Ford, ho imparato da Fritz Lang, tutto molto calmo. Quelli che sottolineano in questa maniera mi fanno un po'. Vediamo. L'ironia non è il forte di Nolan. No, ecco, vediamo la prossima edizione, magari cresce un pochettino. Non so. Invece, ecco, sono un po' stupito che nella stessa pagina c'è il Roma di Cuarone e Roma di Fellini, che hanno, tu in maniera molto democristiana, hai dato 3 stellette a entrambi. Sinceramente io penso che Roma fosse, di Fellini, forse tutti e due 4 stellette se ne sarebbero meritate, sinceramente. Non lo so, è un po', guarda, questo problema delle 4 stelle è un po' complicato, nel senso che poi delle volte penso anche alla carriera del regista, lascia stare Cuarón, penso a Fellini, penso a Kubrick, penso a Billy Wilder, mi verrebbe da dare tutti 5 stelle. Però bisogna dare un... E viva Dio, ma diamogliele queste 5 stelle. Solo la mia insegnante che mi diceva, ma no, ma Farinelli non posso sempre dare dei buoni voti. Ma io, ma come no? Non lo so, io penso che ogni tanto bisogna mantenere anche dei... C'ho un caro amico, il figlio di cari amici, che mi ha tenuto tutto un muso perché avevo dato soltanto 3 stelle al Grande Dittatore, e che invece a lui piaceva moltissimo. Allora, rifatta la scheda, grazie anche al lavoro di Cecilia sul 3,5 stelle, e lui mi ha detto, ma perché 3,5, 4? Secondo me la Febbre dell'Oro è un filinino più in alto. Ma dai, ma non puoi far così, ma il Grande Dittatore è uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, ma quando mai un cineasta ha parlato con la storia, col presente, come il Grande Dittatore? Ma di cosa stiamo parlando? Ma non puoi dire, ma sì, però lui ha fatto Tempi Moderni più bello, ma cosa c'entra? Ma è un film enorme, irripetibile. Ma c'è una scheda enorme nel dizionario. Ma diamogli 4 stellette, ma c'ha ragione il figlio del tuo amico, ma insomma... Ma no. Dai, non puoi essere così. Mia madre diceva, ma di manica stretta, ma sì, ma no. Il critico è severo. Il critico è severo, ma no. Ma se no, finiamo che rivalutiamo anche i fratelli Vanzina. No, ci vuole. Chi lo sa. Ti vedo. La scheda del Grande Dittatore è bella. La scheda di Roma di Fellini sono veramente delle, veramente quest'anno ti sei superato, veramente la qualità del dizionario è straordinaria. Queste sono ovviamente pipette, così per ridere tra noi. Vabbè, la qualità delle schede è straordinaria. E ecco, e poi c'è un punto che comunque questo resta un dizionario di film, ecco, non di serie TV. No, da questo punto di vista sono assolutamente fedele alla linea, direbbero quelli là, nel senso che è cominciato come dizionario di film e tale rimane. Oltre al fatto che un dizionario delle serie secondo me non ha molto senso, perché cosa fai? Spieghile se la gente ha un altro rapporto con la storia delle serie, vuol vedere... Comunque no, e poi siccome sono convinto che la serie non è il futuro del cinema, assolutamente, chi lo dice finirà bruciato in eterno. Quindi non bruciato proprio... probabilmente con la carta del dizionario. Un bel fuoco viene, 6.000 pagine, figurati che bel fuocherello viene su. No, nel senso che le schede proprio non mi dispiace, ma non, poi non hanno senso le schede.
uno dovrebbe fare delle schede di 50 pagine per ogni serie, cosa fai? Come dire, 10 annate di Friends, cosa dici? Lui, lei, l'altro, no? Cioè, quindi no, mi dispiace, le serie, grazie a Dio, rimangono fuori in un altro mondo e non se ne parla. Senti, invece, ecco, e concludiamo su questo, ecco, non hanno 4 stelle Tarantino, Sergio Leone, Nolan, Wes Anderson, Mel Brooks, Bellatar, Errol Morris, Pedro Almodovar, Lars von Trier, Mike Lee, Guillermo del Toro, Jim Jarmusch, Ken Loach. Mi dispiace solo per Almodovar, Mel Brooks, che forse Frankenstein Junior se lo merita. Ma Frankenstein Junior dovresti dargli 10 schede, ma vabbè. Scusa. Ma cioè, quella candela, no, quello, cioè, vabbè, dobbiamo, cioè, mi sono ripromesso, tra le altre cose, di rivedere le schede, siccome vai avanti a scheda per scheda, poi ti perdi, di rivedere un po' certi autori per capire se è giusto mettere. Almodovar mi dispiace, è vero, Mel Brooks, ti dico, molti altri non sono così, cioè non mi sento così in colpa, adesso non mi ricordo tutti quelli che hai detto, però te li vengo a scrivere sotto casa adesso appena mi posso muovere. 4 stelle ce l'hanno Fellini, Antonioni. Sì, allora guarda, ti volevo anzi chiedere, perché hanno i campioni delle stelle sono no, con 9 stelle Chaplin e Langa. E poi con 8 film quadri stellate, Powell e Billy Wilder, 7 Hawks, Renoir, Rossellini, Lubitsch, Kurosawa e Ford, 6 Woody Allen, Hitchcock, Scorsese, Kubrick, Lynch e Pressburger, e 5 Mizoguchi, Fellini, Dreyer, Eastwood, Cukor, Bresson, Huston e Buster Keaton. Non mi sembra una brutta compagnia. No, però io ti voglio, verrò con una pennellessa grande e scriverò di fronte al tuo muro di casa Tarantino, Leone, Nolan, Wes Anderson, non se ne parla neanche. Ti denuncio ai carabinieri. Siamo ai carabinieri. Va bene. Senti Paolo, grazie di cuore, è un libro straordinario, un libro che mette buon umore, che dà una grande gioia di vivere e di vedere i film belli e anche quelli non belli. Grazie a te. Speriamo che il cinema italiano e gli esordi del cinema italiano, come dire, riprendano a fiorire. Assolutamente. Ciao. Ciao.